Amici del Panno Verde, bentornati, buona seconda serata qua in diretta dal Palais di Saint -Ven San Vensan, 39esimo Gran Premio di Goriziana. L'incontro che vi andiamo a proporre è un incontro valevole per i sedicesimi di finale, quindi chi vincerà questo incontro farà parte dei magnifici 16. A raccontarvi le gesta di questi giocatori che tra poco vi presenteremo sotto la fida regia di Mirko Bianchi, il mio inseparabile socio, Nicola Biondi. Buonasera Gianluca ma buonasera soprattutto ai nostri amici. Che oggi sono stati in compagnia tutto il giorno di Bigliar Channel perché siamo in diretta dalle 10 sotto la regia arbitrale del signor Bruno Cesca. La, la partita che vi proponiamo è tra Ragonesi e Masceri giovani. giovani alla ribalta giovanissimi, fanno 50 anni in due, lira più, l'ira meno. Sulla destra dei vostri teleschermi, mentre stanno sentendo gli ultime, le ultime raccomandazioni dell'arbitro Cesca, sulla destra vi dicevo Andrea il terribile: Andrea Aragonesi, lui che come punta di diamante del suo palmarès ha la vittoria della prima tappa Fibis Open della stagione agonistica passata, in quel di Gallipoli. Poi per lui vittorie in campo Juniores nel campionato europeo e italiano. Contrapposto ad un ex Juniores, Biagio Maceri, anche lui campione europeo e campione italiano di specialità, vice campione italiano della categoria master qualche anno fa alle spalle del Leccese Gianni Metrangolo. Due giocatori talentuosissimi, eh, due giocatori che si stanno rifinendo, soprattutto Andrea Aragonese ha un po' abbandonato la sua proverbiale diciamo irruenza di gioco per rifinirsi in modo splendido e per diventare un giocatore di tutto rispetto, un numero di primi classificati nelle gare diciamo a premio nelle gare regionali e interregionali incredibili, no, per Andrea. Sì, tra l'altro quando ha fatto l'ultimo anno da prima categoria ha concluso la stagione dopo aver vinto decine di gare nella sua regione e anche nelle regioni limitrofi ha concluso la stagione in bellezza vincendo la finale del campionato italiano di prima categoria. Eravamo al Palavela di Torino in finale, ha battuto un toscano, Michael Lunardi. E erano due giocatori davvero al limite della categoria e sì. l'hanno dimostrato eh, giocandosi la finale. Quindi due anni fa. Allora, Biagio Maceri dicevamo per concludere la sua presentazione, secondo nella classifica generale Fibis Open, lui che ha disputato la finale. Della tappa fiorentina, la prima tappa della nuova stagione agonistica, e perdendo appunto in finale contro eh, Paolo Infortuna. Eh, risultato al contrario, perché a Cosenza. tanto apre le marcature, scusami, eh, Biagio Masceri con questa tre sponde da 60. E se il buongiorno si vede al mattino. Se le daranno di santa ragione, dicevo a Caserta, non a Cosenza. Due anni fa il risultato fu a parte invertite, sempre finale della Fibis. Uh, open tra Maceri e Infortuna ebbe la meglio in quel caso il giocatore di origine calabrese Cosentino Biagio Maceri, torinese invece Andrea Aragonesi. Torinese che si allena molto spesso con Geranio. Geranio che ha fatto un grande esplo a questo, a questo Gran Premio. Tra, i suoi, tra le sue vittime sportive c'è stata anche quella, niente poco di meno che di croce fisso maggio precisissimo sulla tre sponde precedente un po' impreciso infatti lascia biglia masceri sulla successiva sul successivo tiro biglia libera per ragonesi che giocherà gioca. O, di, o di una passata o incrociare mettendo le biglie in, in questa posizione se si mette lì gioca più no anche lì giocherebbe a incrociare Cambiato idea un paio di volte. Così è o un filotto di una passata oppure un filotto di prima incrociare. Penso giochi a una passata. No, incrociare. Lunga, lunga centro con la battente. Intercetta il pallino dopo aver abbattuto il filotto centrale. Marcatura cospicua per lui. 44, 44 punti. punti, 46 il parziale di Dragonessi, 60 sempre quello di Maceri dopo che ha realizzato il birillo rosso sulla prima conclusione di tre sponde adesso una replica per eh, Mascheri di una passata precisissimo Mascheri il Filotto, 28 punti per lui. Tre sponde di calcio adesso per Ragonesi 88 46, parziale un ragazzo terribile su Facebook dove siete già oltre 200. Saluta questi altri due ragazzi. Parlo di Alessio Elisei, facendo, facendo parte facente parte della banda del Buco, un, un gruppo di ragazzi. Uh, fantastici di cui fa parte appunto Alessio Elisei e il campione italiano di prima categoria in carica Gabriele Silvestri chissà che per lui non ti svelo niente ci possa essere una sorpresa poi ti dirò diciamo che ha un nome che ho pensato per qualcosa e non lo sai eh? è vero questa è un... me ne farà una ragione Gianluca Ponda bilia per Biagio Maseri. Dopo che aveva realizzato 8 punti sulla tre sponde precedente Ragonesi si salva bene. Maseri obbliga. La stecca alta, credo. Addirittura Ragonesi. La stecca bassa, sta proprio sul rimpallo. Dà un po' più d'effetto, quindi viene fuori questo schema di gancio. Avvicina la sua biglia, però vicino al castello. Garuffa adesso per Maceri che ha una buona opportunità per prendere un sostanzioso vantaggio qualora dovesse centrare questa, questa conclusione. Intanto, collegato su Facebook anche il prof di Nola Fioravante, vecchione, giocatore di una classe eccezionale prende nel peggiore dei modi realizza 4 punti e si espone a una bricolla mano sul panno molto fattibile questa conclusione 92 a 54 bricolla per il fuoriclasse torinese bricolla dove c'entra in pieno il castello 36 punti per lui adesso si starà per lungo tempo forse sul castello attendendo conclusione di tre sponde a conclusione di 3 o di 5 se si cambia angolo. Perché fino adesso quel pallino, quel pallino difende un po' la, le, le varie conclusioni di 5. Molto preciso Maceri che incastra la biglia di Ragonesi dentro il castello. 36 punti anche per lui. Eh sì, qui c'è un trasponde di calcio sullo stretto del castello, vediamo da che parte lo sceglierà Andrea, ma secondo me si orienterà ad una soluzione interlocutoria dalla lunga. In questo modo è andato a cercare di mezza forza la palla avversaria soltanto... Da una lunga, semplicemente Nicola. Per allontanare le biglie. È una scelta assolutamente sì, saggia, putoria, sì, era la strada più breve, bricolla, ricciolo per Maceri, sta sul largo, apre le biglie, costringe a Ragonesi. Al volo di una sponda, decide di appoggiare e ci saluta anche Edi eh, Prugnoli. Che proprio ieri ha giocato, proprio sul nostro bigliardo televisivo, la partita con Michelangelo Aniello, l'aquilano Edi eh, Prugnoli. L'Aquilano è di Prugnoli, quindi un saluto a tutti gli amici abruzzesi. Filotto di una passata e mezzo nell'intenzione di Maceri a retrocedere verso il pallino. 26 punti per lui, ottima questa steccata. Fanno 50 anni in due ma giocano veramente un bel biliardo questi due ragazzi. eclisse totale eh? Eh sì, non vede neanche una piccola porzione superiore. Sta pensando di andare al volo probabilmente dalla, dalla corta veloce per cercare di inserire il, birilli, il, il pallino nei birilli. Ha preso un punto vuoto di questa palla. Però io ci sarei andato di sponda, di due ma... Eh, il pallino schermava proprio tutto, cioè anche in un, in un appoggio. Chi ha una bella candela d'effetto a tenere forza? forza. Più, più, due più, passate? Ma sì. no, io no, la no. giocheresti piano eh? Sì, ma legarmi a sponda di darei la forza della corte, buttarla solo giù. Cambia idea, gioca qualcosa davanti. È qui soluzione giovane e non beh. hanno ancora i capelli bianchi. Sì, tutto sommato ha giocato probabilmente una palla sola Biagio titolare di un punto di palla eccezionale di una steccata altrettanto eccezionale. Se giocano una palla soltanto il filotto va per terra, obiettivamente. Quando il cappello diventa bianco si conoscono un po' di più le traiettorie e le possibili, le possibili insidie delle esecuzioni, ma dovendo controllare più sfere sul tavolo è normale che la marcatura tende a, obiettivamente a diminuire in quantità ma aumentare in qualità. Giro a parificare per maceri si sposta. Perché si è spostato, Socio? Allora, si è spostato perché... Ora al, alle 10 non lo so. Perché non ah. ha dato effetto. Non ha dato effetto, sei sicuro? Mm. Difficile prendere la scarsa dando effetto con questa forza. Perché lo te ti riporta. Eh, un pochino. Qua. Adesso non ti dico, ma un pochino ti porta, al limite ti porta sulla piena. Bella questa soluzione. La prima volta la vidi da Gualemi è intenzionale questa, questa manovra fatta da Aragonesi con le biglie questo colpo che parte sotto diventa in testa quindi fa rimbalzare la battente dopo l'impatto con l'avversaria sulla sponda lunga e la, e la chiude in angolo è ottima opportunità adesso per Maceli che ha questo piccolo spazio di manovra di due esaspera troppo l'ingresso si porta a casa un discreto pallino anche tutto di lega la sua biglia a sponda quindi non offre replica. A Ragonesi Aragonesi direttamente sulla biglia, sì. qui a girarla, qui bisogna stargli in faccia alla biglia, sì. di di prima. Addirittura, meglio a rovescio se proprio ma non mai prima di sponda, sai che. Una volta, due volte mi è anche successo di fare il giro. Diretto? Sì, il giro, sì, diretto, giro però... diretto. Sì, l'angolo. Sì, diciamo l'angolo. Candela di taglio contro per Maceri o pelo di palla. Decide di giocare il pelo di palla a centralizzare. Una buona esecuzione per Maceri. Avanti, 234 a 90, complice anche questa, questo regalo c'era una bella candela eh, di un passaggio dandogli la forza della corta non era affatto male eh. Ragonesi un'ottima garuffa per lui 16 punti vediamo se Maceri andrà al volo o a sua volta tirerà la, la garuffa candela di misura, senza effetto per Ragonesi. Perfetta, vediamo la forza. Sfortunato Ragonesi perché realizza solo 20. 20. Fa guardare sì. se quel 26. Biric... 36. 36 è caduto eh, in piedi ma è fuori sede. Ah. 36 Si ehm... aveva segnato 20 una buona marcatura però sono stati aggiunti poi 16 punti. 234, 142. Adesso i problemi sono per Maserich. E buono onoma onomastico allora da Andrea Aragonese. Sì. Un buon onomastico giunga anche a tutti gli Andrea che sono in ascolto. E non. Non intercetta la palla gialla. Una delle qualità di Ragonese è quella di non mollare assolutamente mai. Ha un bel carattere, eh, questo ragazzo. La garra dell'agonista. Qui si mette puntato al filotto. La mette al punto tra un po', eh. E quel pallino? Non rischia di prenderlo. La tira piano ad un passaggio. No, no, non c'entra niente il pallino. Così lui ha giocato a incandelare. Dopo aver fatto il filotto. Sì, sì. È rimasto fuori. Ha fermato la steccata, gli si è subito chiusa la traiettoria in prima passata. No, perdonami questa. Io ringrazio Saverio Ciavarella che mi ha mandato adesso sul, sul mio profilo... Messenger, una fotografia in cui ero forse leggermente più giovane di Ragonesi, Guarda, veramente? anche molto più brutto di Ragonesi, eh? ti dirò. Forse sai la moda, mamma mia. E la moda d'oggi mi... oggi diciamo, è molto più tendente alla bellezza. Non era sicuramente colpa tua che tu fossi più brutto di Ragonesi. Ma il taglio dei capelli. Adesso ci sono cose molto più moderne. Domani ti mando l'articolo trovato sulla rivista Il Biliardo del 1997. Senti là. Senti là. Solo 21 anni fa, Robina. Grazie, Saverio. Grazie, bravo. Titolato Intitolato in bene la speranza? O la già la certezza? Ero già campione italiano. Eh? Cioè, adesso faccio per dirti: Non è proprio che ero l'ultimo che passava per la via era un talento da ragazzino socio che classe socio <ride> il talento io gli ho anche insegnato questo ma, ma pensa a te che, che disastro che ho fatto 12 punti per agonesi offre la possibilità a ah. Maceri che fa il primo errore abbastanza vistoso della sua partita che non mi è piaciuto Qui pensavo che colpisse veloce. Con un di di 28 passate, no, no, non no, no, di tre e mezzo. Tre corse anche eh. a, a, a vinghiarsi alla sponda lunga con un po' di taglio contro. Madonna, ci sono rimasto per quella fotografia. Eh sì, è di giovane un tempo. Giro e pallino. sai che questo è un bel tiro. Questo è un gran tiro di grande palla. Grande palla questa di Andrea. Entra prepotentemente dentro a questo set. Guarda che punto di palla gli ha preso. Che punto di palla che gli ha preso, bravo. Passaggio difensivo per Maceri, che ah. non concede la garuffa. E forse non concede neanche il gancio perché quel pallino. guardi se c'è un passaggio tra pallino e birilli. Gianluca, voglio vedere il punto della corta che riesce a vedere. Lo possiamo anche pubblicare Strator, lo sì. Stratos. Sì. Questa è la visuale più o Infatti meno. guarda tira forte da quella parte. Non ha altre strade, eh. Quindi creiamolo lo strato, una roba di questo tipo. Ammesso e non concesso. Il sì. gancio d'effetto non ce l'ha e quindi ragionevole eh. pensare che possa tirarci. Se Alla fine decide di decide per la lunga. Però qui poteva semplice doppia essere anche il ruento. Non se l'è sentita perché è in rimonta e non voleva magari rovinare quello che aveva costruito. Però effettivamente c'era poco questo salvataggio. Eh. Sì, sono assolutamente d'accordo. Masci di 12 punti per questo giro. Una buona qualità di steccata. 2 a modi 3 per Ragonessi. Nei sogni anche l'arrivo a Pallino, qualora dovesse realizzare Castello. 2 a modi 3. Bravo. Parte di ragione del tiro. Forse è una delle porzioni che ti fa fare la difesa migliore questa. Eh? Meglio se si stacca un po' di più la battente la battente l'avversaria la, eh, sì vabbè la battente gli fai venire so... gola insomma ora è l'avversaria perché tira macile, è rimasta al tiro di Ragonessi è così è più semplice da schiacciare sicuramente mm. parte di ragione del tiro è anche la bevuta specialmente a tutti i doppi a semplice doppi magari no perché poteva bere anche più di 8 come ha bevuto a carte viste non ritirerebbe Biagio. Sì, un po la scioglie. bevuta è buona in modalità allenamento, quando i punti non li dai all'avversario e te li scali. Questo è abbastanza lungo come accosto. Bello, l'abbastanza Eh sì. che a risalire realizza 28 punti e ripropone nel medesimo modo le biglie Mascheri Cosa faresti Nico? Ma io qualche rischio me lo prenderei io il ah, rischio di colpo, relativo eh. di colpo Da di, quei diamanti lì di non ce n'è chi l'ha bevuta. 10 di colpo io se si Meglio del precedente, ma si distaccano. Almeno le allinea. Eh, sì, eh, uno però c'è un po' di passaggio. Eh. Bisogna forse noi quel tiro lì. Noi parlo della scuola toscana, della scuola di Carlo. Ce l'abbiamo un po' più inculcato e un po' più allenato, ma non è un tipo proprio così di dominio. Ho scoperto girottando qua e là per il taglio, cioè è un tiro come spesso mi insegni tu, che abbiamo tirato tante volte, quindi nutriamo verso di esso anche una discreta fiducia. Non trovi? Sì, no, anche perché io odio l'accosto, sicché sì, non lo devo accostare cioè, a... mi alla fine, i brividi. Alla fine, se lo vuoi far perfetto, l'accosto devi rischiare di rimanere corto. E se rimane un po' più lungo perdi quello che ha perso al tiro precedente Dragonesi. E poi te le rimette nello stesso Sece. modo. Quindi se teorizzi tipo di uscita, quel tipo di uscita avvenendo più da una diagonale di striscio favolevole per i birilli anziché da uno striscio largo, quindi di colpo uh, un, prendendoti una battuta molto più vicina all'angolo, anziché tirarla senza effetto diventa assolutamente quasi una banalità. Sì, devi pensare a che cos'è quel tiro se tu lo tirassi non tirando di sponda. Cioè stai giocando dalla uno corda striscio, uno striscio un passaggio. Come lo giocheresti? Di colpo in testa con una forza discretamente sostenuta. Se tu pensi tirando di colpo sotto contro la sponda corta, l'uscita è, di colpo, è di colpo in testa. Vista in questa ottica, tante volte Carlo mi ha sempre insegnato che una palla, se voglio capire come si smezza di sponda, devo immaginare di batterla come se fosse un fisso dalla, dalla, dalla sponda di uscita e capire. Senza effetto aragonesi, che bello lavoro, Andrea. Poco pagato, 8 punti. Che bella esperienza. Da sempre l'idea aragonesi di non mollare mai e soprattutto di non essere mai in difficoltà. La bella presenza sul biliardo questo ragazzo. Maceri. Tutto sommato non gli dice male. E ancora un'uscita rocambolesca per Maceri. Eh? Già la seconda. E qua lo devo un po' costruire ad effetto, non ce l'ha proprio pura questa uscita. Tra di calcio, vedrai che inciderà un po' più l'effetto, la battuta è obbligata, ecco, per costruire questo tipo di traiettoria. Addirittura è riuscita mandarla, a mandarla via larga. Ricolla sul largo del castello. Buona, pallino che va ad ostruire. Sentiamo anche il nostro amico Mirko. Ci dici i nomi dei qualificati? Se c'è qualche altro qualificato per domani. Sono curioso di sapere cosa ha fatto il mio caro amico Andrea Isa. Ah, sì, è vero, era, in era ancora in gioco Andrea, aveva vinto un turno minimo. Allora, ripartendo dall'alto Lopez Porati, primo ottavo di finale con completato Caratozzolo Chianese Alibrandi e attende il vincitore tra Alasso Sagnella, Alibrandi. È già dentro? Sì. sì. Poi, poi il vincitore tra Sagnella e Alas. Alas. Alasso, poi l'altro ottavo di finale sarà tra chi vince tra De Donno e Martinelli. David, uno dei due, e l'altro che scontrerà Maceri Lagonesi. Quindi diciamo che sono ancora quelli di prima. Stiamo aspettando la parte Perché bassa del tabellone. Il, il tabellone, si tabellone si completa. sviluppa a settori. Questa è la parte alta del tabellone. I vincenti di oggi vanno a comporre già. Ottavi e quarti, ho capito bene? Eh? Okay. Sì, esatto. Tre passate per questo sfaccio di colpo in testa, per riportare le biglie in centro. Vediamo se rientra sul filotto. Questa è una perla di Ragonesi, una perla di Ragonesi, capolavoro, tre passate scarse da libro di testo assoluto. Bella la conclusione anche precedente Bravo. per Maceri che aveva realizzato 30 punti di un traversino di, di parabola. parabola. A la pronta stato replica stato. di Ragonesi 44 per lui. Divisione per Maceri. Vediamo se ricava un pallino. Non lo ricava però. Obbligata questo forte? No, 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 a puntare, qua, a puntare quasi verso la palla con l'effetto e a giocare di biglia alla difesa. L'importante è non anticipare tanto la battuta perché sennò si leva il pallino e si paga attraversino. Non ho capito ma mi fido. Disponde palla, cercare questo, vediamo se riesco a disegnarlo al volo. la bianca che va qua, la gialla. Manda lo Strator Mirko. Grazie. Adesso ho fatto al volo. Eh. Gioca lo striscio di sotto i Mamma mia, era un micron. Questa palla. Non, sinceramente, qui non mi trovo. Eccezionalmente d'accordo. Probabilmente con la vista e con il braccio di Andrea Ragonesi. Eh, si può fare delle cose che noi umani chi è non detentore di un braccio non le può fare assolutamente come me No, detentore, detentore della giovinezza quindi con un coordinamento psicofisico incredibile delle dote altrettanto incredibili e un pizzico di uh, come possiamo dire Com compri una vocale? compro una vocale, no un pizzico di incoscienza dai Adesso in coscienza sembra un brutto termine, ma non avere spregiudicatezza. paura: spregiudicatezza, bravo. Ti, ti ribadisco che il mio vocabolario di dice il contrario. Intanto me lo studio. Eh. Passava eh, perché è passato a una biglia, però <ride> non è che ce ne passate molto. Eh. Analizziamo il tiro. Lui ha fatto un perfetto in difetto di questo perfetto. Può pagare il pallino e la steola, Può levare il pallino immediatamente. Cioè può, ricalciare bisogna, più, può ricalciare la sua. Può ricalciare la sua. Questa è la spregiudicatezza. Adesso non si vuole contestare la scelta di Andrea. Ha fatto 20 qua. Ha fatto 12. 16. 16, no? Sponda, palla, pallino. Lo alzi, fai 12 e gli lasci le biglie un po' mischiate. Non, non dovresti rischiare questo granché. Si fa per trovare un senso logico all'esecuzione, all semplicemente quasi a bacio. Sì. Dopo oltre tre metri di tavolo, un tuo amico ti manda i saluti da Berlino. Luigi Arcosce, allora Luigi sì. Grande. Luigi Codesto, giochino è una delle cose. Delle cose importanti che mi mancano dell'Italia Persona eccezionale. Luigi, lo confermo. Guarda, eh, dal momento che lui si è trasferito in Germania, ho perso un compagno di allenamento con cui mi divertivo molto a giocare. Ragonesi cerca di richiamare Bravo. la sua biglia nell'angolo. Lo fa in modo perfetto. 342 Maceri, 306 Aragonesi primo set di questo sedicesimo di finale chi vince domani è chi vince domenica sarà nei Magnifici, 16 e qua Gianluca ci vuole un'aspirina qui Ho cercato la difesa di sponde biglia anche con la possibilità di fare lo striscio di calcio di sponda. Giro ad appoggiare entrambe le biglie alla corta. Dovrebbe esserci la diagonale giusta. Bravissimo. Basta chiedere, eh? Questi ragazzi qua. Eh? Sì, tu glielo dici. Lo sto benino. <ride> no, guarda. Delle volte Ragonesi mi impressiona perché visto come ha badato. Non arrivare neanche al diamante e conservare la sua al centro per non eh. perdere uno sponda palla oppure una mezza caruffa o uno sponda palla a intestare. Appena ha un'occasione Ragonesi non se la mai. Quasi mai sfuggito. E questo è indice di una elevatissima maturità di gioco a quest'età, fino a pochi anni fa, impensabile. E guarda che ingresso che ricade! Che chiusura di favoloso Maschery! Favoloso! Strappa anche l'applauso del nostro pubblico in tribuna. Che chiusura! Qua sarebbe bello vedere la soggettiva, se c'è in <ride> su Ragonese. Mi dispiace quasi per lui perché. No, nel momento in cui Maceri ha fatto il tiro, cercare un'inquadratura su di lui se esiste. Pubblicità. This championship is being played with the new Arameth tournament set. Featuring a unique molecular structure, it guarantees razor-sharp precision and unsurpassed longevity. Unquestionably, the best pool ball balls in the world. This set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramith range of ball and cue cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramith, bringing new dimensions to your billiards experience. Capito solo experience, socio. What American <ride> boy, eh? <ride> No, ma noi se siamo Billiard Channel. Sì, ci dobbiamo internazionalizzare, eh? Sì. Non gli farà mica anche questo, eh? Povero Ragonessi mamma. <ride> se no. <ride> Va bene perderne una chiusura, un'altra subito all'inizio del secondo set. Da un po' noia. <ride> sì, un, po un pelo di fastidio. <ride> Ma guarda un po' chi si è collegato. Matteo Gualemi. Oh, Matteino, eh. campione italiano dei professionisti. È andata bene a Matteo che, no, che, non abbia, che non abbia pescato il suo numerino. Eh. Che numerino ha pescato? No. Che non abbia pescato ah, il 214. Certo. No, vabbè, ma è dalla mia parte ci penso io, a lui. Adesso fa finta di non ascoltare, <ride> poi risponde fra una decina di minuti. Raddrizzata di una passata per Maceri, di parabola. 14 punti, poco pagata per la qualità del tiro. Giro di mezzo colpo a tutto biliardo, 28 punti per Aragonesi. Sì, lui cercava gli stretti. Sì. Avesse fatto gli stretti, probabilmente la corsa della Biglia bianca sarebbe terminata dietro al pallino. Striscio di leggero effetto contro per Maceri, porta le biglie in difesa. e di bricolla stare sul pallino da 3 lo sta sull'entrata eh, sfortunato qua eh. con la stessa bravura esplode il castello si propone di angolo un angolo che può portare una serie di tiri favorevoli poi a Mascheri se ben eseguito ne lo esegue Benino perché non spinge la sua biglia con uno scorrente ammortizzato perfetto verso l'angolo. Anche se un'ottima difesa diagonale per lui. Parabola dalla lunga. E appena si concede un piccolo passaggio aragonese lo sfrutta anche se solo in parte, è andato vicino a fare il pienone anche su questo sponda biglia difficilissimo. Mezza garuffa per Maceri. Si mantiene sempre all'interno del castello e si rimette in difesa trasversale. Ora sono curioso di vedere se riaccosterà un'altra volta Ragazzi, Sì, ancora accosta. E questa è lunghissima. Qui è partita una bomba. Sì, stecata troppo corta, troppo pizzicata. Sufficiente su questi accosti. E guarda Mascheri. E le rimetto uguali, lo stesso schema di prima. Ma c'eri fino a questo momento inappuntabile, eh? Sì, a parte un traversino che ha squarciato, ma poi... Un saluto a Salvatore Pignataro. Ciao ragazzi, lo zio vi guarda. Ancora in accosto. Gli passa quasi davanti. Ah, poi è calato un po' verso sinistra. Ho avuto l'impressione Io io sbagliato oppure... No, mi sembrava abbastanza rettilineo. Ah. Però ero... E qui sempre lo striscio. Sì, come lo giochiamo? Mm. Anche stretto di misura. Questo non era brutto, eh? andare al centro con la battente, no? Secondo me è andato giù. È andato giù, non sapeva bene come tirarlo. Un eh. po' Se... cambiato idea quando era giù, Maceri eh, Ragonesi. punta senza quindi. A incrociare di seconda di tre passate. Bravissimo Ragonesi Nel tre passate è veramente bravo. Eh? Se ti ricordi a Gallipoli ci aveva dato un saggio della sua bravura nella prima prova della passata stagione agonistica. Posizione ideale per incrociare assolutamente senza effetto di tre passate. O si fa il filotto di seconda o si fa di terza. Diamo la risposta di Biagio Maceri questa le tira bene anche i eh. Sì, eh? discretamente. Piaggio Maceri decide di andarci di sventaglina. Perde un po' il controllo delle biglie. È buon per lui che la bianca va a posizionarsi davanti a quel pallino. Beh, discreto quel ragazzo di che hai nominato adesso. Sì, sulle tre passate non è sì. male. Eh. No, ma poi giochicchia bene. Sì. Ha vinto già qualcosa a livello regionale, mi sembra. <ride> si sì, ho visto il Memorial Pluto il Topascio, due domeniche fa. Allora, americana. Per, americana con poca voglia di marcarla, eh, questa americana. Sì, sulla te. corta, sullo spicchio, diciamo, ma più sulla, preferibilmente sulla corta anziché sulla lunga. Con eh. tanta voglia di fare corta, corta, corta. Sì, esatto. come fa? Di parabola, ma c'era a costruire questo gancio. Ne qua, fortunato perché torna al centro Anche se eh, questa... No, non ha la candela eh. no, Qua deve giocare Di Garuffa Ottima ottima, Salvatore Pignafario ci scrive che è sotto di una partita. Ma Andrea Aragonesi rimane il mio cavallo vincente. Però il suo cavallo vincente, che di solito è Albertone Putignano. Purtroppo ha perso contro Sagnella Tra l'altro, Piero ci ha raccontato: di una chiusura un po di drammatica. Una chiusura drammatica 3,98 pari, passato in mezzo di Garuffa. Albertone Nazionale. Poi al tiro successivo ha chiuso Sagnella. Ha fatto un Questo... bel risultato, Piero. Eh? Mica facile prendergli una partita goriziana a, a Putignano. Mica facile. 2 su 3, 400. Qua, qua. Qua, 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 qua. Che fa? Giro di schiacciata. Mamma mia. Mamma mia, Mamma mia. 34 punti Sottosponda porzione Mono punto palla Favoloso Ragonessi Favoloso 2 eh. a mo' di 3 oh, Se wow. la palla di prima Trova il pallino con l'avversaria 12 Dove punti, si Dove si mette questa biglia? Eh, la giochi? Sì, dai, io la giocherei poi Forte Forte sulla sponda Si può fare anche larga, ti dirò Sì, è staccata Se si dà troppo effetto si fa anche troppo larga Ma io qua non, non gli darei effetto Nico. Tirando un fuori goccio. Bravo A incandelare di seconda E sfiora per un il niente. filotto Però che bravo Andrea, eh. Ti richiediamo li fa tutti. Eh? Sì, è una, la soddisfazione. <ride> la soddisfazione è vederli crescere così, eh? E qui dici di lascia andare di striscione per le sette sponde. L'arrivo c'è a pallino. No, sponde viglia. Bello questo messaggio, ma che bello il venerdì sera dopo una settimana di lavoro, e moglie a letto. Non è poco. Sorseggiando una bottiglia di vino, guardarsi del buon biliardo commentato. Relax Pietro Lolli Ceroni. Contenti di farti compagnia. Ma sei entrato in diretta, l'hai detto. Dillo, dillo. Scurri da Mircoviana. Sì, 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 proprio ha detto io andrei a letto con la moglie ma non può capire non può capire non può assolutamente no, capire socio vuoi la verità? anch'io? no non ci credo. <ride> da Mirko Bianchi lo accetto ma da te socio no ormai eh dici a 45 anni <ride> quello che uno ha dato Ha sparato tutto lo sparato. non è che hai l'età di Ragonesi eh Davvero, ecco all'età di Ragonesi molto probabilmente non ci sarei stato a vedere un biliardo, biliardo in tv. Oddio, a ci stavamo anche, anche all'età di Ragonesi a fare cosa? A guardare il biliardo, ma all'età di Ragonesi eh, ci stavi anche tu. Ci stavi anche tu. Giocavo 15 ore al giorno, eh. <ride> <ride> proprio nell'età di quella foto lì. Che avevo qualcosa Ma di. Ma quando meno. eri piccolino c'erano gli anziani che ti dicevano: Io all'età tua anziché giocare a biliardo, sai dov'ero ora? Io sono cresciuto in mezzo a quegli anziani lì. Ecco, e io infatti dicevo: Poi la mia risposta, sai qual era? Eh. Non vedrò l'ora di essere anziano per poterlo dire anch'io poi ai giovani che sì. giocheranno, Ma non è vero, non l'hanno fatto neanche loro. Eh. E c'era una frase <ride> tipica degli, az... degli anziani, in altrettanto tipico dialetto pavese che ti guardavano fare un tiro, ti guardavano e poi ti dicevano, secondami ti te capi niente, <ride> secondo me tu non hai capito niente. Bei tempi. 102 maceri, 148 ragonesi. Alessandro Mass ci scrive che questi sono due ragazzi fortissimi con ampi margini di miglioramento, il futuro è sicuramente dalla loro parte e siamo concordi, qui incidente di percorso però per Ragonesi che prende la biglia due volte e alla fine la biglia che va dentro il castello è la sua, regala 36 punti a Maceri, un po' di disappunto per Andrea che, che non pensava di regalare così tanti punti su questa conclusione. Mandato un sms a Bulbarelli, nuovo direttore di Rai Sport, eh, a cui vanno i, I, i nostri, nostri complimenti, complimenti sì. già fatti privatamente, chiedendo di assumervi a Rai Sport per tutti gli incontri sportivi. Questo l'ha mandato Bianchi, non l'abbiamo mandato noi. Che eh. mettete nelle telecronache è disarmante, che dirti? Ma dipendete pubblico, socio, Ma... eh. sarebbe male, eh? Ma... Grazie ragazzi, godiamoci questi due splendidi interpreti del biliardo. Eccoci, ghiacciato proprio. C'è la passione anche un po' di gatto nero, eh? ci eh. mettiamo ogni tanto. Congelato. Ecco, fate esperienza però. Dico... Mirko ce lo fai a rivedere. Che è andato senza effetto. No, ma di fuori dell'effetto, adesso vediamo, rivediamo la traiettoria. Ecco, quando Anzi. avete questo tipo, qui ci vuole l'effetto a sinistra sicuramente, però l'occhio ricordatevi che vi paga una battuta larga, quindi voi mentalmente dovete impostarvi come a prendere la palla di sfaccio. Con questa forza è la, la battuta giusta. E se volete un consiglio veramente dato col cuore, non affidatevi su queste palle a dei sistemi numerici insegnate all'occhio e all'istinto a gestire forze d'effetto all'inizio può sembrare difficile ma, da, difficile ma nel tempo vi darà dei grandi risultati piaciuta questa sessione? Sì, la sapevo l'avevi già ridetta, l'avevo già memorizzata No, ma non darmela non ha... una soddisfazione in tutta no, la sera, tranquillo, no? no, no, no. però io ho un tiro no. che non amo particolarmente, io questo sì. mi garba molto di più all'italiana, come proprio il migarba, però a semplice doppi, no. con questo tiro costi. Sì, come dicono a <ride> Arezzo. Come, dico, come dice la mia moglie. Di sì. effetto buono questa non era male per niente. No, questa è perfetta. E anche se fosse rimasta a vista la sua, sarebbe rimasta a colla, quindi non è che lasciasse un tiro comodo Aragonesi a tutto biliardo. Questa non è neanche semplice da salvare. Ah, è un tiro rigido questo colpo. Buon per Andrea che ha trovato una porzione di palla ideale. Sì, a parte ideale... che non fa tanto di velocità di polso, è eh, una velocità di sgancio sì, ideale soprattutto perché non ha lasciato la bricolla quindi è bella la forza perché è leggermente aumentata, sì. qui lo stesso tiro, no? Tira a passaggio. No, passaggio. Vediamo come prende questo pallino. Male. E qua, caro socio, si carica il terra aria. Terraria relativo a un tracorse, no? Vediamo dall'alto se esiste. Sai che è un po' al limite. Vediamo con lo strator se riesco a disegnarlo al volo per vedere se c'è la battuta. Mm. Però con un po' di scartino, manda lo strator Mirko per cortesia. Questa sarebbe la Ma Ma difetta tenere? Sì, dicevo. No, secondo no, me tira sfaccio. Sfaccio. Era al limite, si può prendere davvero il pelo di palla e fare la brutta figura. Se vede la corta è da tirarlo, si può tirare anche forte sul pallino. Ho Sai tirato anche prima, anche prima la conclusione simile. summa eh. Eh sì. se si blocca la battente e si va addosso al pallino. Ci sono due biglie che girano per il biliardo e sono punti doppi. Ma eh. si può giocare anche alla noccerino con una forza controllata, o si lascia proprio andare. No, una sorta una... abbastanza sostenuta. No, guarda, che bella. socio, sai che hanno tradotto in argentino favoloso? Flavio Crippa ci dice che è e spettacolo. E eh, allora qualche volta lo diciamo, dai. C è una parola straniera, però ho imparato experience, posso imparare anche spettacolo, eh? Ci messo tre anni! sì, eh. sì. <ride> Infatti ho studiato fisioterapia, mica lingue. <ride> Uno le proprie attitudini deve, deve conoscere all'età di 19 anni quando va a scegliere l'università. Esatto. Eh. Eh di effetto questa bricolla ad affondare le viglie È bravissimo a scegliere 36 punti come giocano bene. Replay del precedente, questa volta mano sul panno, giocherà il giro di schiacciata. Con il pallino guarda la forza. Perfetto Ragonesi, eh, sì. assolutamente perfetto, sfortunato perché va giù proprio il rosso. E forse non ha difeso ma sai che però cosa non essere. è che perché così gliela batte di prima di sicuro se gliela metteva dietro il rosso poteva andare di 3 per le 5 eh, no faccio per dire però è una sfortuna relativa qua bisogna lavorare parecchio eh, per tirarci fuori qualcosa di bello suggerimenti socio? Ma se la vede da angolo, se vede la parte sinistra della biglia, tirare sul palino da tre, non con una forza, forza sostenuta di colpo in testa a richiamare. sai che sta guardando? Anche perché possono andare fuori dal biliardo se si tira troppo mm. forte. Eh. Tira lo sfaccio, tira lo sfaccio di tre corsi. Guarda lì. No, addirittura la vedeva anche. Guarda lì, lì cosa ha tirato 4, fuori Master. Per un niente, eh. Bella esecuzione. Sai chi era un fenomeno su questa esecuzione? Gustavo Zito, quando batteva con le biglie dentro ai birilli questa, questa soluzione... Oh, e questo lo devo salutare assolutamente, il mio maestro, uno dei miei maestri, il primo in assoluto a cui mi sono ispirato, Enzo Garini, un master di Pavia, con un braccio da manicomio. Qui bricolla oppure dalla lunga? Dalla lunga ad appoggiarsi al pallino, no? Di colpo in testa. Si può anche non fare però col pallino lì sai. Eh. Infatti, guarda. Era pizzicato. Vediamo se viene fuori il giro. Preso una velocità a questa biglia che non credevo potesse prendere. 28 punti, soprattutto da quel lato lì soprattutto da quel lato lì del tavolo me lo sarei aspettato dal lato da dove sta battendo adesso ragonesi 230 228 il match più bello della giornata assolutamente sì girone arrivo pallino 24 punti per ragonesi che conserva tutto perfetto, tutto come andava fatto. Qui Nico, l'esperto sei tu, guarda questa palla perché... Sì, eh? Che classe che ho, devi eh. tirare a quelli bravi questa. Sì, e cosa soprattutto? giocare di sponda tipo la chiusura che mi hai fatto l'altra sera eh, non sei vicino all'angolo come ero troppo io troppo eh. distante eh, eh. però può venire fuori anche di seconda in dalla corta dalla corta, cercare una specie di traversino con un po' di fortuna ad arrivare a venire verso il lato del ce l'ho ce l'ho cosa avrei tirato avrei tirato il pallino da tre ad arrivare a cercare di lasciarle a vista in una diagonale un po' in mezzo al mare Sì, alla forza del pallino anche che si arriva nel mezzo lì tra un traversino bruttissimo di calcio. Bravo, esatto. Chi la lieve avrei Ma Abbiamo fatto scuola però. Eh? Massimo Ternullo ci dice che ho mandato la compagna a lavorare in sala biliardo e io ho sdraiato sul divano a godermi questo spettacolo. Un saluto da Massimo Ternullo, Legnago Biliardi peggio ragazzi. che ha letto almeno altro <ride> trovevo la moglie Ha letto lui l'ha mandato a lavorare <ride> veramente il mio eroe sei, il, numero sei uno. il nostro eroe Massimiliano sei il nostro eroe che classe eh, io da, da queste persone dovrei andarci a scuola <ride> proprio non ti sta sentendo il intanto trovo il rimpallo su questo sfaccio palla intercettata o troppo scarsa o troppo grossa, è una via di mezzo. Qui c'è ancora il giro. Questo non è brutto perché si può giocare Sì, tante... ma è un'altra cosa. Eh? No, perché la tua comunque non, non si ha ah, ecco giocato sci. il passante ecco basso sci. No, ecco questo sci. non lo gioco neanche a Goriziana. Ecco neanche se mi danno dei soldi veri. Eccoci. E' è buon per lui che li pagherà frontali perché giocherà probabilmente una soluzione frontale. si sì, però ne pagherà tanti frontali. Eh, sì. eh. Quelle delle se 36 le... di calcio, 48, 46 di prima. Vorrei che si facesse invogliare dalla posizione del pallino, no? Gioca normale, da andare avanti, pochi. Alla fine quello sbirillo ha un po' salvato l'esecuzione. Sì, sì ha, fatti, ha fatto la fatta diventare un'esecuzione da, da 28 punti comunque. 26. Sai come si chiama in Toscana, almeno nella sala di bassa marea questa? Il filotto svizzero. Il filotto svizzero. <ride> Snooker cinese. Ti è... viene dalla briscola quando fai 10 punti, magari di tre figure, eh? e dicono carico svizzero, vale quanto un carico. Ma è Forza. Da... Svizz... Questa domanda... non la sapevi. No, eh. no, c'è una domanda un po' scomoda che ci hanno fatto. La seconda Frà una Scimbene Biondi. Chi dà il vantaggio? A chi è? Eh? Ancora? Una scimbene che mi deve dare un po' di vantaggio. Almeno lui pensa di potermelo dare. Io me lo segno perché rispetto al maestro di categoria no comunque sono serio ci vuole ancora il vantaggio e secondo una scimena mi ci vorrà sempre quindi io me lo segnerò sempre no no assolutamente ma hai intenzione di far nevicare eh? hai no no, no assoluta, hai, no, hai detto il maestro ma Assolutamente, è... no, no, maestro, me l'hai detto tre volte. Hai detto, detto, la, tre verità, volte, ho detto no. la verità? No, 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 Sfaccio di ragonesi a incrociare. Vediamo la forza che è chiave in questa esecuzione per non pagare il facile scatolino. Però nel frattempo, ha fatto 38 punti. Si mette a 3,52. Eh. Ma è arrivata anche la forza, eh. è, arrivata, è arrivata. Vediamo dallo Strator la possibilità di battuta a filo birillo come vedi non c'è non c'è di due sponde chiaramente che sarebbe l'esecuzione più facile 2, 5, 2 42 a 3 52 ragonesi che vuole portare questo match alla bella volentierissimo un, 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 un grande abbraccio ad Ernesto Goison luca Porta due atleti di Alessandria che sono stati vittima di un incidente qualche tempo fa so che si stanno riprendendo intanto scusate questo bellissimo sponde palla di intestare di Biagio Maceri che non vuole invece lui andare alla bella saluto tanto Ernesto e Gianluca con gli auguri miei sicuramente. sì anche Nicola. miei tra l'altro li avevo salutati anche alla prima BTP di Firenze e gli auguro davvero di ritornare presto in pista e di rivederci sul panno Verde quindi Augurano una completa guarigione Garuffa per Ragonesi. Qui scappa via e qui paga forse il peggior tiro. La bricolla, vediamo se ha la forza ma c'è di giocarla senza effetto. Perché questa è bella anche di effetto. Si, se la tua sponda di sicuro ti aiuta a dare un po' più la forza, non ti parte tanto lunga. Però da quel, lì, da quel lato lì stai abbastanza distante con la mano quindi puoi dare anche una bella forza. Questo è stretto. Perché è partita corta? Se volete eh, più o meno ho... un riferimento dal secondo diamante della lunga, quello che, è, quello che con l'angolo 50 si chiama 40, battendo nel 20 si fa una figura quasi a 45 ⁇ gradi, un 20-20-20-19 si va a colpire il birillo esterno della goriziana. Io sotto sponda in quella diagonale. L'effetto non, non lo scelgo molto. Volentieri qui l'errore che non ti aspetti da parte di Ragonesi. È un'occasione. Sì, Ragonesi qua poteva fare decisamente meglio un po' di affanno agonistico per Andrea che si trova in chiusura sotto di... 1-0. Eh, insomma. Non mi è piaciuta la forza. Secondo me era leggermente era troppo lungo. Uno di tre questo era uno spillo da salvare, infatti si accontenta di allungarla in fondo al tavolo, ma non ci riesce molto bene. Sì, si poteva interpretare dallo sfa sullo sfaccio, se non la prendi proprio di sfaccio diminuisce di forza. Puoi fare il tiro, ragonesi giro. A castello. anche a concedere una conclusione frontale ma era importante marcare per Agonesi qua 28 e portarsi punti. in chiusura 380-282 qua Maceri deve fare una bella cosa deve fare bene questo filotto incrociale lunga lunga centro con la battente Effetto. Troppo effetto, si apre troppo, le biglie rimangono nel medesimo lato e offre a Ragonesi il primo set point per andare alla bella. Stretta, si deve concentrare solo sul filotto Andrea. Ai. Ai. Solo 8 punti per Agonesi. E con quel pallino lì. Eh, qui ha avuto un po' di turbe mentali, eh, a battere mm. questa chiusura. È un po' di paura. Non gli è partita. Non doveva partire tre passate, invece ne gliene è partite due e mezzo scarse. Sull'argo gli va proprio dietro. Questa gli si attacca dietro. È buon per Andrea che lo corta, non è che cambiasse più di tanto, realizzava il pallino. ma Questa dunque, ha realizzato ha realizzato 10 punti. Si mette a 3, 12. Io lo sai che non ci penserei neanche da andare a prenderla questa biglia rinunciare. Ma sicuramente gli fa mettere all'acchito. E poi così per, secondo si... me per lui è meglio non prenderla. Bah, io non l'avrei rischiata. Batte a 3,88, anche, eh, beh, è vero che sulla chito te ne può fare anche 40, si mette anche lui in chiusura, però non se le può mettere non in, se tasca, le in tasca. Sì. Eh. Di Piquet, figura che si chiama Piquet Ran 3, che richiama la palla battente nell'angolo. E ce l'ha, bravissimo capolavoro bravissimo di e riceve gli applausi da, anche da Andrea Questo è un gesto tecnico fantastico vede la palla bianca come viene richiamata con il piché il colpo verticale con la stecca rispetto al piano di gioco io non accosterei neanche con, con una pistola puntata alla tempia qua io ci andrei di 4 per le 5, sei d'accordo? Sì, sì, così no, così no, arrivi da un angolo brutto. Di 4 per le 5 sono d'accordo. L'importante è che non accosti. Eccoci, guarda ecco. un po', ecco, e adesso è dramma. Perché se gli prende questa diventa un dramma davvero. Vediamo se riusciamo anche a disegnare questa traiettoria se gli fai il 20 largo o il 36 largo sono dolori i paragonessi eh, buon per Andrea comunque non gli ha fatto male sui, sui birilli non arriva neanche a pallino il pallino qui sarebbe stato importantissimo <ride> l'avrebbe messa a 3.42 come eh. prima <ride> poi ha foto 60 di garuffa con un dragonesi rimonta la bricolla duramente metterci ha stick eh. al volo ci sono pericoli solo sullo scarso. Il eh, volo lo, sai, lo scarso ti riporta in quella buca là poi. Eh, eh sì. Però stiamo pensando proprio la stessa cosa. Eh, la, la cosa che devi fare è andare <ride> lontano dalla buca opposta al pallino qua. Tra di calcio c'è geometria, è una palla che deve battere al 13-14 della lunga, c'è la vicinanza della sponda, la deve trattare bene. Vediamo se arriva la chiusura. Bravo, e arriva, bravo. grande chiusura. Che bello. Applauso bel match. del pubblico e giustamente si va alla bella. E oltre ad andare alla bella si va anche in pubblicità dopo il replay. Gano 2019 dal 10 al 13 gennaio, tutti a seguire il primo campionato del mondo per team. Una splendida manifestazione che ci vedrà protagonisti come Billiard Channel e seguiremo in esclusiva tutta la manifestazione poi nella parte finale ci sarà anche qualche ripresa della televisione svizzera e intanto che gli atleti sono andati a riposarsi giusto qualche minuto 5 per la precisione dai scriveteci qualche messaggio sulla e gustatevi gli highlights di facebook diteci chi secondo voi vincerà questo incontro e andrà a far compagnia ad altri giocatori che hanno staccato il ticket già per la, la giornata di domenica dove ci sarà il gran finale, 16 giocatori si affronteranno per eh, arrivare ad essere il eh, successore di quarta e chissà che il cannibale sarà d'accordo che ci sia un suo successore oppure sarà lui a difendere ancora una volta questo titolo e sarebbe la quinta per Andrea. Eh. Eh sì. Eh sì, Andrea che gioca per il quinto titolo di San Vincenzo. Domani un altro grandissimo appuntamento, non ricordo l'ora. Ricordatevi la partita di calcio Juventus Fiorentina. <ride> <Ci> <ride> molto ha... più interessante Miguel Arciano. Ci hanno chiesto se i soci la guarderanno insieme. Vedi, vedi se ne è accorto anche Calogiro che pubblicità la dovevo dire io Gianluca. Invece l'hai tu un'altra volta. E questa, guarda un po', è la chiusura da manicomio sul primo set di Mascheri, da 60 punti. Questo splendido pilota <ride> incrociare, di Ragonesi. Guarda, bello questo messaggio di Marco. Se ci dite voi chi vince, io punto sull'altro. <ride> Una bella considerazione. ah no. C'è Aldo Siconolfi che fa il tifo per Maceri, ciao Aldo e un bacione a tutto il Guglielmo Tell. Tutti gli amici del Guglielmo Tell di Arcisate e dal patrono Guglielmo Bertolino. Una giornata intensa è stata quella di oggi, tanto biliardo vi abbiamo offerto in diretta, tanto ve ne offriremo domani, magari con qualche pausa perché i soci saranno anche impegnati. In diretta dalle 10:17 di stamani: eh? dalle 10:17 di stamani saranno impegnati ai loro incontri, almeno uno sicuramente ci spetta di diritto. Per quanto riguarda Nicola Biondi, se la vedrà Guarda, con... passo questo messaggio perché sono sportivo. Grande guarda, Cosimo! Guarda, guarda che messaggio ti passo. Guarda, questo è il segno della mia sportività che non mi interessa niente della partita Cosimo di Cosimo Marciotti, assolutamente niente. Sì, ci credo. Cosimo Marciotto, un altro <ride> ragazzino terribile, salentino, Francesco Savino che ci dice quarta. chi Te lo ricordi quando <ride> ci fu quella battuta di un politico. <ride> Chi? Quarta chi? Non ah. esiste quarta, socio. Domani alla seconda. Ci pensi tu, dai. Dai, ci penso io al, al Cannibale. Tanto arriviamoci alla seconda. Paolo Marcolin, un, 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 un illustre escluso. Ciao, Paolo. <ride> Lo sapevo. Ciao, Paolo. Vince la Fiorentina. Domani viene, eh, Paolo? Anche se non ha vinto la batteria, lui è sportivo e viene. Perché gioca il, il suo fringuellino. Sì, sì. Gioca Sebastiano Gargiulo. E intanto è cominciata la bella, in 400 punti. Questo set deciderà chi di questi due signori andrà a tenere compagnia ai magnifici 16 domenica. mezza garuffetta stretta per uh, Andrea Aragonesi e vediamo la risposta di Biagio Maceri che va in accosto anche lui è un po' lungo però si appoggia lascia le biglie praticamente dritte eh, più che altro le lascia un destro sai che ci potrebbe essere lo spondeviglia di colpettino a vedere dall'alto che non la okay. vogliamo perdere, sai che con lo steccone viene meglio? No, ma proprio come steccata perché gli dai quella pinzatina. Sei d'accordo sulla pinzatina? Sempre, Luca, <ride> sa molto di tintinnino alla sua, alla sua signora. Eh? Te lo ricordi il film Laureati? La battuta che fa. Di Chitognazzi al no, questa mi sfugge. A quest'ora, eh, a quest'ora arrivo giusto, giusto a vacanze di Natale 90, proprio come memoria, collegato anche il Mago Odino, anche lui in finale domani. Se non erro, Mago Odino Dino Crepaldi 3 sponde di calcio per Biagio Maceri il gioco in difesa ci chiedono un pronostico socio. ma io sono assolutamente esente dal pronosticare qualsiasi cosa neanche sotto tortura sarebbe una bella partita da X questa e portarseli in fondo tutti e due. Eh, diciamo, peccato che si sono affrontati. Ma. Si poteva prendere peggio. Questa, sì. questa l'ha presa da striscio passante. Sì. Intanto anche Martinelli Ha un passo dalla qualificazione: <ride> 3.54-288 avanti 1-0. Nascosto da un nick Lidia CSB. Un saluto ai conduttori con la raccomandazione di non invitarmi più sul televisivo. Ma penso che sia Ferrario, ma non vorrei essere. Eh, <ride> eh sì. eh? Ferrario Fabrizio Benedetto. No, no, alla prossima ti chiamiamo la prima. Intanto abbiamo degli aggiornamenti sulle altre partite, Mirko. Sei disattento, Socio, sei disattento. Li ho appena mandati in diretti in eh. sovrappressione, ma questa era la o era dal vivo? Perché ha fatto 36 uguale, uguale alla precedente. Ha fatto gli stessi birilli, la stessa esecuzione, ma è semplice questo tiro. So, e qui invece intercetta il pallino sullo stretto Maceri e concede un giro Aragonesi. giro tutt'altro che semplice, lo gioca di. Colpo scorrente, però, probabilmente ad andare al centro con la battente, ne scoppia ancora Perfetto. il castello, 28 punti e il pallino che difende dalla Garuffa. Paolo ci scrive complimenti. Ci vorrebbe un canale dedicato magari su Sky interamente a questa affascinante disciplina. Su Sky abbiamo già dato, sì. <ride> già, fatto. <ride> già fatto su, Fox Sport, eh, su Fox Sport. Cioè eri in compagnia di Lucio Rizzica. A cui che vanno salutiamo, i saluti, sì. Sì. un po' di fortuna qui per. Masceri che trova sì. un pallino. Fortuna. Vabbè. Passa in mezzo. Marcare 12 tagliene 16. Poi. Ma non ha mica fatto il pallino. Non è arrivato a pallino. Eh, adesso nasce bene. Sta vedendo cose che non esistono. Ma gli capita tante volte. Eh. Gli capita anche per strada, figuriamoci anche sul tavolo. È eh, stanco. Stanco Gianluca. Adesso sono i primi segni. Vedete quando uno ha i primi segni. <ride> Sì, vabbè, dai. E social. stanco non è, invece, Aragonesi <ride> È maceri. Cioè, Luca, puoi fare una pausa, te la concedo, eh? vai tranquillo. Fatemi un caffè, vi prego. No, ma siete voi che mi distraete. Sì, certo, come no. Se volete diventare simpatici come il mio socio e Nicola Biondi, tutte le mattine fanno un corso. Il mio socio e Nicola Biondi siamo due? <ride> no, Gianluca, fai pausa. Tanto stretta di Ragonesi che conserva le in difesa. Favoloso Ragonesi, 18 punti. Ok, sono tornato. Quello che c'è stato fino a 5 minuti fa era un cretino che mi aveva fregato le cuffie. 86-88. Bella risposta di Dragonessi dopo lo sfaccio. Eh sì, di qualità. Tocca di leggere effetto contro. È complice la forza moderata. Riesce a rientrare dietro al castello. 2 a modi 3 per Maceri, e c'entra il castello anche lui. 36 punti sono andati increscendo. Sì. E stanno giocando dalle 10 di stamattina. Cioè noi commentiamo mm. e sbagliamo. Loro nel frattempo Figurati giocano loro. e non sbagliano mai. qui cerca l'entrata due sponde. Questo era davvero impossibile Andreino. Comunque si è tutelato con questa forza, aveva messo in conto probabilmente anche una risultanza di questo tipo ed ha allungato le biglie, ma ci ribatte con la biglia avversaria a pochi centimetri dalla corta. In penna alla stecca, quindi andrà di sfaccio. lo squarcia vediamo se il biliardo gli regala qualcosa con il rientro solo due punti di Castello che con i sei di pallino fanno 8 in totale steccata qualitativa comunque eh? non ha perso il controllo nonostante una presa di palla avversaria non felicissima Biglia, lo gioca Le veloce lo tira forte qui proprio l'effetto non gli andava da assolutamente da eh no però a me questo tipo di conclusione la semplice doppia mi piace troppo poi la fa in, proprio in controllo ragonesi questa conclusione quindi sì, diciamo che la vicinanza dell'avversario alla sponda lunga aiuta quando è un po' staccata diventa un po' più aleatoria. Con la biglia discretamente vicina è un tiro, non dico semplice ma assolutamente fattibile. 5 di calcio sul largo per Maceri. colla per Dragonessi. Eh, la centra perfettamente Andrea. Un medio effetto ha scelto la battuta orientata appena dentro al primo diamante. Effetto ore 10, <ride> con queste ore non ci troviamo. No, è il fatto che tu garuffa per Maceri che lascia Bilia 16 pun 18 punti. Regalati a, a Ragonesi, e qua potrebbe esserci un parziale importante che potrebbe guadagnare Ragonesi. Quindi la giocherà di colpo. Via il filotto, dragonesi. Diamo la forza. 38 punti non lega la sua biglia alla sponda. Anche perché, se no, avrebbe intercettato il pallino da 4. Perlomeno il pallino da 6, ma con la sua biglia. E qui vediamo se Maceri rischia d'effetto buono. faccela vedere un attimo dall'alto. Mirko, non è, non è che ci sia molto ingresso, eh? però, insomma. Fa un po' gola quel pallino, eh? Infatti ci va infatti. di buono. Eh, è la, la presa, presa di prima parima. la ricalciata. Eccoci a parte invertita. Questa è più semplice, eh si, sì, è più staccata. E poi diciamo alla guida, no, forse è uguale, però è ha una guida. serenità maggiore, eh. E anche lui a carica. Eh, la fa, bravo Andrea, 16 punti. Ha una serenità maggiore, soprattutto alla guida del, della battuta di, di Maseri al tiro precedente. Eh sì, sfaccio di prima, di colpo in testa. Anche questa da tenere bassa di forza per controllare l'impatto con il pallino. Che potrebbe addirittura non avvenire dopo la prima corta lunga, ma venire dalla lunga di destra. Bravo Soscio e bravo Maceri, favoloso, favoloso Maceri, 40 punti. Questa l'hai vista prima, bravo Soscio un attimo di lucidità di <ride> Nashinbene che tira fuori un pronostico perfetto su questa esecuzione. 44? 88 sì. Eh. Ne già segnati. 218 ragonesi 174 maceri davvero bella questa esecuzione eh? del giocatore Cosentino ragonesi a scavare questo ingresso e a legare la sua biglia alla sponda corta al centro sì, assolutamente ottima la qualità di steccata Decisione, Mascheri sceglie la palla scarsa aia, buon eh. per lui. Che eh no, buon per lui nulla. Buon per lui che adesso tre e mezzo. Qualcosa perde <ride> tre e mezzo o 3 a rimanere di giro? 3, Non ce n'è più. 3 volte 8 però guarda bella la forza perché non è andata a complicarsi la vita a riportare molto vicino al traversino di nuovo la battente la fai rivedere poi voglio vedere la posizione iniziale c'erano tre diamanti circa quindi di come copertura di castello sarebbe un 3 e mezzo diminuendo la forza si lascia un giro brutto insomma Due a mo' di tre per Maceri. Intercetta la palla di sfaccio. Sfila con la battente verso l'angolo. Sta spingendo la scialla verso destra per non perdere sponda. Biglia. Eh, addirittura qua potrebbe perdere lo scatolino. Vediamo con lo Strator la possibilità di battuta di Andrea Aragonesi. Eh. Di, due di parabola non mi piace eh, Andrea. Quindi non me la tirare perché non mi piace. <ride> Lo, scatolino mi non Lo scatolino, non c'è proprio, eh. Ma no, sponabilia. Ma sponda biglia, sì. Era un po' al limite. E qui c'è la garuffa per. Eh, per maceri si sì, uno striscettino di leggero effetto contrario si mantiene sullo stretto e apre le biglie e ora il pallino ad impedire la strada della bricolla questo è bruttissimo, questa è bruttissimo. Eh? No, bruttissima. bruttissima mi sembra un cantinello riduttivo. Mamma, mamma di, mia, di gancio per forza, ti gancio a stare davanti. E allora meglio il 2 di 3 del gancio, gli dà un angolo migliore. Sì, sono d'accordo. Guarda, qui giocherei il 2 mo di 3 anch'io perché proprio. Proprio obbligato. Regala 4 punti all'avversario. Ma quel che è peggio: che ha a disposizione un traversino di calcio di forza allegra. Ma non può bere. Beve bere. solo nella strafinezza, ma no, no non può no, bere. No, no, non esiste la bevuta. Eccola lì. No, no di palla piena palla beveva. No, palla piena no. No, si doveva concentrare però su questa... Sì, anche perché era molto verso l'errore la palla piena. Molto verso l'errore. Appoggio di nuovo per Ragonesi, si mantiene, non il... può bere sulla palla, cioè, sulla, sulla non, scasa, non, no, non, no, no. Proprio è impronosticabile il fatto che stia sulla grossa perché l'occhio ti deve portare a stare sulla finizza di Bilia. Dicevo, non c'è bevuta sulla finezza. Capito? E qui il pallino dà una mano a scegliere l'appoggio a Ragonesi. Sì, qui eh, gli creava difesa, giocherà la drizzata di seconda. Sì, seconda e terza ad aprire. Un errore grave su, su quel Si appoggerà anche al pallino trivezzino. con la battente probabilmente. E quindi è partita troppo forte, non si apre. Però, un altro sgambito. Un regalino. 18 punti. Ragonesi di misura ad appoggiarsi anche a pallino con la battente probabilmente. 24 punti per Agonesi che si mette a 2,70. E qui? Americana? O tra, per, o tra per le 5? Americana è bella. È più sana de, delle 4, modi 5. Vediamo la forza, buona. Bravo Biagio. Bricolla di misura sull'arco, che da stanno massacrando perché ho detto che non poteva avere su quel traversino. Ma mh, perché partivo dal concetto che non si doveva stare su una porzione grossa di biglia. E qui Aragonesi ragonesi centra il castello su questa bricolla, ti torna Gianluca? Cioè, sulla finezza non era possibile. C'era poi la pancia della palla che difendeva sull'estremo finezza di non bere quel birillo del 4. No, 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 no assolutamente mi torna. Cioè, L'alternativa al tiro potrebbe essere la bricolla di misura senza effetto. Se vogliamo proprio, però è chiaro che l'occhio è normale che se tu la prendi da 16 piena bevi quel 4. però dalla scarsa con una forza allegra. Prendendo la scarsa non, la, non poteva assolutamente bere perché c'era proprio la palla che faceva spessore e non certo, dava modo di certo, a, no, no. abbattere quel diciamo, biglietto. Diciamo che in tutti i tiri eh, c'è oh, un errore eh, insito, qui c'era eh, c'era la possibilità di prendere la palla piena, si poteva prendere anche al contrario e bere, è comunque un'esecuzione veloce eh, di puro colpo d'occhio, non c'era tanto riferimento, anche perché sono le biglie dritte. Mm insomma possono sbagliare qualcosina anche loro no no ma non mi riferendo sul fatto che ho detto non c'era bevuta ah. prendendo la fine Cioè, non esisteva prendendo la fine e ti hanno bevuta. massacrato eh? mi stanno massacrando sì. vabbè ah, almeno ti alleni per domani parlo di Juve e Fiorentina ah pensavo di Giacchetti <ride> raddrizzata seconda e terza per Mascherini è eh, steccata un po' rigida questa vediamo la forza e eh, qui un po' di tensione per maceri, adesso si è un po' irrigidito il braccio. Una passata in mezzo. Si potrebbe addirittura mettere davanti a quel pallino. Aia, rimpallo. Questo è l'errore che non ti aspetti. Batteva con lo steccone comunque. Eh, che... A maggior ragione devi stare ancora più sul margine d'errore. Prevedo finale Caratozzolo, bene. Ma guarda io ti abbraccerei a due mani proprio. Ce la fai poi a abbracciare anche Caratozzolo? <ride> Sei grosso. È grosso lo ti do una mano io poi abbracciate attenzione 302 ragonesi 218 maceri siamo alla bella di questo sedicesimo di finale chi vince se la vedrà con non lo so ti piace? Eh? Martinelli Martinelli nei sedici quindi Martinelli ha avuto ragione di Angelo De Donno a cui vanno i miei più cari complimenti per aver fatto un grande gran premio due al volo per Maceri Intercetta dopo una, toccherà la sponda corta e non difenderà quel tutto che è peggio. sta a vedere eh... se rimane attaccata a sponda, se rimane staccata da sponda. Guarda come se la guarda Aragonesi, qua la giocherà veloce, eh sì. Perché schiaccia più la schiacciare sponda, schiacciare la sponda, ce la vedere dall'alto. Dici che di taglio di effetto a sinistra c'è anche l'ingresso pulito. Eh Se entra di sicuro per, per entrare, devi tirare quasi un missile. Da dire a tenere eh, da di la forza, a tornare anche un po' indietro. eh sì, bravo, qua, bravo, 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 bravo. Anche a rifare a il giro, esatto. Qui poteva veramente buttarli giù tutti. Eh. Col missile avrebbe fatto il rosso. Perché se l'avessi eh sì. dato di più, avrebbe fatto un altro giro su Buono sul castello. Sì, avrebbe fatto il rosso e il sì. giro. Sì. E tutti giù per terra. Eh sì. Z per Mascheri Che non trovo la via del castello. Una Ma non c'aveva niente di calcio? non penso, te lo stavo per chiedere ma mi sembrava, almeno dall'alto sembrava un, un ingresso all'umicino io andrei di due, no di tre dalla lunga di destra, bravo Andrea a stare proprio sulla palla si può anche fare l'angolo su un biliardo nuovo o se no Eh, Rischiare una divisione dove si può rimanere corti e dare modo a Maceri di rientrare. Addirittura li si, si può rimpallare e farli buoni. Mm. Giro-arrivo pallino per Maceri, ammortizzato. Qualità di steccata incredibile da parte di Maceri. Vediamo l'impatto col pallino: se frena Ottimo. la biglia gialla. Bravissimo, Maceri ci crede ancora. Biagio, che bravi però entrambi. Eh, sì. eh. Con un gran bel biliardo, bella l'esecuzione del numero 2 dell'attuale classifica Fibis Open. E qui deve andare di parabola dalla lunga di destra, girare di colpo in testa, dare la forza che vuole. Attenzione al pelo, attenzione al pelo. Ha fatto la cosa difficile, ha girato troppo, ha girato troppo. Qui deve necessariamente. Secondo me è, lo avanti. sai com'è partita? È partita un po' corta e allora ha girato troppo. Ci sta, ci sta. Ci prova, ma mi sembra improponibile questa entrata. Qui perderà un pallino di calcio. E una parificazione Mi ha proprio scontato questo pallino di non calcio Luca. Eh no, la deve creare è più facile farlo di prima, eccolo ah, lì eh però comunque un pallino che va in classifica. Non gli ha neanche detto male. Anzi, eh no. anzi ci vuole la scala qua. Eh. Eh sì, qui cerca idee anche usate di seconda mano. ha preso la tutta l'attrezzatura e qui anche la scala sarebbe stata una bella idea ciao Francesco, Francesco Rubini c'è una curva di spettatori in sala non ricordo più il, il posto della sala biliardo aiutami Francesco mi viene tortoreto, ma penso di sbagliarmi adesso vado proprio a memoria. Giro per Ragonesi sullo stretto realizza solo due punti e concede una garuffa a Biagio Maceri 3,52 62. sullo stretto né reto né reto non tortoreto. Quindi un saluto a voi tutti a Francesco Rubini e compagni. che lunga. Chi l'ha giocata con questa forza, Gianluca? Un po' di nevrosi? Non ho capito... Non l'ha tirata di, cioè, di misura normale, mi sembrava molto più facile da quadrare, no? Forse un po' di, 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 di come hai detto tu, un po' di nevrosi, la paura di, di, di combinarla grossa. Non c'era il posto per giocare la steva a parte ha giocato benissimo questa benissimo, difesa. No? sì No, ero distratto. Chiedo Vegna un ottimo pallino e qui deve stare attentissimo l'arbitro eh? che ci arriverà abbastanza veloce. Di parabola, vediamo lo sviluppo della palla battente. Risponde di calcio, per. Eh, per Biagio Masceri, una conclusione abbastanza obbligata. Eh. Misurissima. E gliela trova, vediamo se si per incastra tra i birilli. Tu. Ho sbagliato, ho sbagliato chiedo Vegna. Ho sbagliato il diamante. 16 punti, ma alla strada, dalla lunga? Con che forza la giocheresti? In accosto praticamente? Fare il 16 oppure la giocheresti? Eh, a questo punto con un Maceri così quadrato mh, mi leverai dal castello, perché gli darei proprio la possibilità di rientrare. Guarda lì, guarda lì. Eh, l'aveva messa abbastanza bene per fare questo disegno, sì. 32 punti. E qui è una bella ipoteca dentro fuori questo tre sponde di calcio per Biagio Maceri vero è però che se glielo prende di misura lascia la battente in mezzo al mare un'uscita intorno al 5 della sponda lunga eh, sfila largo. largo e forse finisce qui se non arriva eh. Eh, si batte a 3,82. Andrea Ragonesi 18 punti a chiudere per entrare nei magnifici 16. E finisce qui. Passa 18. il turno Ragonesi. Devo dire, però, un bravo ad entrambi. Perché ci hanno regalato Davvero una bellissima, una bellissima partita. partita. La più bella della giornata. Ce la siamo lasciata alla fine. Quindi. Sarà Ragonesi a contendersi ancora il titolo, il 39esimo titolo in palio nella giornata di domenica. Beh, io innanzitutto ringrazio i 1600 spettatori che ci hanno seguito tra le due piattaforme, tra Facebook e YouTube. Non ci abbandonate, perché tra poco scambieremo con i due giocatori. Quattro chiacchiere nel nostro salottino e voi nel frattempo gustatevi gli highlights di questa fantastica partita. Ed eccoci nel nostro salotto di Bigliar Channel con i protagonisti, due giovani ragazzi che hanno giocato un match davvero incredibile che si è risolto solo alla bella eh, a favore di Andrea Ragonesi. Parto dalla. Lo sconfitto solo perché alla fine uno sconfitto ci doveva essere, non è previsto il pareggio nel biliardo Biagio. Una grande prova a Firenze dove sei arrivato in finale, eh, hai ceduto sola in Fortuna e oggi hai ceduto a un bravissimo ragonesi. Per te è un inizio di stagione sicuramente eh, molto, molto bello. Sì, allora, da premettere che sono contento perché abbiamo giocato abbastanza bene, sono riuscito a esprimere il mio, il mio gioco. Rimane un po' questa partita, un po' il rammarico per una garuffa che ho dato via libera all'inizio set sui 100-130 e lì diciamo poi Andrea, la bravura di Andrea si è... Ormai Andrea lo sappiamo bene, non è, non è più una sorpresa. Che dire? Poteva andare meglio, però ci accontentiamo per il momento. La stagione è ancora, ancora lunga, speriamo che continui così. Comunque, hai preso molti punti anche in, questo, in questa manifestazione, sommati già ai tanti punti che avevi preso dal secondo posto. Sicuramente il tuo obiettivo reale qual è? Cosa spera da quest'annata Biagio Maceri? Eh, come dire, o primo o secondo? Perché <ride> sappiamo tutti che i primi due passano alla categoria professionisti e il mio obiettivo è quello per quest'anno. Quindi un giusto obiettivo per un ragazzo così giovane e così talentuoso. Andiamo invece al vincente di questa partita. Andrea, il terribile ormai te lo, te lo abbiamo affibbiato, questo nomignolo. Eh, Andrea aveva già dato prova di sé qualche tempo fa eh, in quel di Gallipoli dove ci aveva fatto vedere una, una classe e un gioco eccezionale al gioco dei cinque virilli. A Goriziana si è presentato così davanti al grande pubblico. Andrea. Sicuramente è stata una bella partita, molto tirata perché comunque tutti e due abbiamo giocato a un altissimo livello. Secondo me, poi a questo livello, qua secondo me contano tanto poi gli episodi, cioè le marcature, eh, chi riesce a marcare un po, di, un po' di più determinati tiri. Comunque, sono molto contento di, di essere riuscito a esprimere comunque un bel gioco anche sul televisivo. Quando che l'anno scorso ho perso la stessa partita con Paolo Marcolin, un po' partita sempre abbastanza tesa. Quindi, sono contento comunque di, di essere riuscito a sbloccarmi almeno anche in questa gara tra l'altro l'anno scorso quando ha perso da Marcolin, aveva interrotto una serie di vittorie di tipo 19 incontri perché ne aveva vinti 12 a Gallipoli perché arrivava e dalla selezione veniva dalla selezione fece una cavalcata la prima sconfitta durante la stagione è stato proprio Marcolin sul tavolo televisivo quest'anno però dai ce l'hai fatta almeno entrare nel 16, ancora non è finita eh. E domani Andrea Aragonesi se ne andrà a vedere con un ambasciatore del, del biliardo, David Martinelli, anche lui alla caccia del grande risultato. È uno dei grandissimi che non ha mai vinto il Gran Premio. Giocando con dei giocatori che hanno fatto la storia del biliardo, probabilmente tu l'hai visto la prima volta in, in televisione. Cosa ti aspetti da un incontro di questo tipo? Beh, sicuramente è un bel, bellissimo gioco di sponda. Sicuramente vi immagino appunto quello. Poi, ovviamente l'importante è riuscire a giocare bene e sperare poi che, che tutto vada bene. Allora, noi ringraziamo questi due fantastici interpreti del nostro gioco per essere stati qui con noi. E qui da qui vi salutiamo. Vi ringraziamo per essere stati davvero in tanti. A seguirci in tutta la giornata di oggi dalle 10 e qualche minuto di questa mattina. Vi rimandiamo a Domani alle 10 con i soci che saranno un po' divisi, anche sì, nel... un po' impegnati, ma non tanto <ride> anche nel gioco. E quindi, che dire, grazie, davvero, davvero a tutti voi. E ricordate di stare con noi anche domani su Bigliard Channel, il canale del biliardo. Buonanotte. Buonanotte.